Allora adesso credi che abbia detto la verità? Sì. E credo anche che a questo punto dovresti incontrare Hagen. E come faccio ad incontrarlo? Non posso certo andare in Australia adesso e non posso ancora lasciare il paese. No, è qui in Germania. Ecco, questo è l'indirizzo del suo hotel a Francoforte. Se vuoi puoi raggiungerlo già domani. Allora a colazione? Così mi piace. Ok. La colazione è arrivata. Buongiorno. Buongiorno. Victoria. Victoria. Cosa ci fai qui? Elsa mi ha detto dove trovarti. Spero non te la prenderai con lei. Lo ha fatto fin di bene. Per il bene di chi? Cosa vuoi da me? Ho bisogno di parlarti. Non abbiamo più niente di cui parlare. Credevo l'avessi capito. Per favore, Hagen, concedimi solo qualche minuto. Ti prego. Perché dovrei? Se la nostra storia... Se la nostra storia è stata importante, ti prego. Certo che lo è stata. Ma adesso che vuoi? È la nostra colazione, caro. Oh, scusate. Perdonami, Hagen, io non sapevo avessi una compagna. Aspetta. Tra 10 minuti giù nella hall. Sì. Chi era? Mia moglie. Ex moglie. Oh! Buongiorno, mia cara Nina. Buongiorno. Sei ancora arrabbiata perché non ho affidato a te quel progetto? No, non lo sono. E penso sia meglio separare gli affari dalla vita privata. Grazie. Credo tu abbia ragione. Richard e io abbiamo parlato di nuovo di tutta la tua situazione. E anche lui pensa che... Che cosa? Richard è dell'opinione che io abbia avuto anche troppi riguardi, visto tutto quello che è accaduto recentemente. Ciò nonostante, sono ancora convinta che una collaborazione con il tuo ex fidanzato possa complicare la situazione in azienda e soprattutto qui in casa con Max. Max sa che non ha niente da temere, a prescindere da quello che è accaduto. D'accordo, allora. Buon divertimento con quel progetto. Quindi questo significa... Sì? Il lavoro è tuo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Max.
Sei uscito presto? Ho fatto una passeggiata. Ha chiamato Fred. Sono arrivati i risultati delle ultime analisi. Bene. Forse scopriremo se c'è una relazione tra il tumore e questi disturbi della percezione. Non credo che questo esame possa portare delle novità. Non sei preoccupato di aver scambiato Victoria per qualcun altro? Una svista può capitare a chiunque. Cerca di essere positiva. Sì, ci sto provando. A volte i miracoli accadono. Infatti sono ancora vivo. Mi accompagni tu? Naturalmente. Vado a prepararmi. Che c'è? Niente. Tra un po' ti porterai il computer anche a letto. Che questo è il sito di Lissy van Weyden. Con il video su di te? Sì, esatto. Io devo andare. Ciao. Ciao. Sveglia, devi sparecchiare. Sì, lui adora sparecchiare. Ciao. Hai una donna molto impegnata. Che ha un figlio molto impegnato. A fare che? A rispondere a tonnellate di email spazzatura? Caro Colia, sei il tipo di uomo che ho sempre desiderato incontrare. Dolce, sensibile e fedele. Sai qualcosa di queste ragazze che ti scrivono? Niente, solo che hanno un debole per gli sfigati. Credo che tu non abbia sentito bene. Qui dice dolce, sensibile e fedele, non sfigata. A me non piacerebbe che mezza Falkenthal sapesse dei miei problemi con le donne. Tu hai problemi con le donne? Dico in generale. Wow, hanno appena aperto un forum su di me. Davvero? Davvero. Eric, senti un po'. Ma tu non ci sei nel video che ha girato Lissy? Mi si vedeva un attimo sullo sfondo. Beh, la prossima volta ci sarai di più. La prossima volta? Vuoi dire che Lissy non ha ancora finito di girare? Chi parla di Lissy? Vorresti girare un video anche tu? Perché no? Mi sembra il modo migliore per sfruttare la notorietà. Allora? Ho sentito che ora ti fai chiamare di nuovo Ritter. Sì. Dai, parla. E cerca di fare presto. Hagen, la verità è che quando ti ho sparato. Senti, io... se questa deve essere una specie di confessione tardiva, ne faccio a meno. Ti prego, sediamoci un attimo. Lo so, tutti gli errori che potevano essere commessi, io li ho commessi. Comunque, la verità è un'altra. Io non ho mai smesso di amarti. Quel proiettile era diretto ad Annabel, non a te. Ti avevo scritto una lettera quando ero in prigione, in cui ti spiegavo. Arriviamo al punto, che cosa vuoi? Voglio solamente chiederti scusa, Hagen, per tutto il male che ti ho fatto. Io mi volevo uccidere e soprattutto volevo uccidere Annabel, ma ero fuori di testa. E ora non lo sei più? No. Da quanto ci conosciamo? Da tanto. Già. Un tempo sufficiente per sapere che tu non sei affatto qui per me. Questo non è vero. Ti servono prove contro Annabel perché vuoi rovinarla completamente. E sai che io sono l'unico che ti possa aiutare. È così. Tu non cambierai mai.
Nina e Max sono già usciti, sì, vero? Sì, e sua moglie si scusa. Mi ha detto di dirle che avevo un appuntamento stamattina presto in azienda. Ah, capisco. Dovrò fare colazione da solo. Grazie, Caterina. No, non da solo. Io sono ancora qui. Anche se non parli più con me, sono quella che ha fatto uscire di prigione la tua primogenita. Potresti salutarmi. Buongiorno, Elizabeth. Elizabeth, che succede? Hai fatto bene a portare le prove alla polizia. Era la cosa giusta da fare. Wow, stai ammettendo di aver commesso un errore. Cosa ti è successo? Hai aiutato non solo Victoria, che in questa storia probabilmente è davvero innocente, ma anche Max. Senza la tua testimonianza avrebbe continuato a mentire tua sorella. Già, e adesso non può più farlo. No. Bene, quindi a quanto pare ho fatto qualcosa di buono. Pace? No, smettila, papà. Pace. Molto bene. E per festeggiare ti concedo un giorno libero. Avvisa la signora Landman che non andrei al catering. Non essere troppo entusiasta, per favore. Senti, papà, perché non troviamo una soluzione per la multa? E chi dovrebbe pagare i 30.000 euro per i danni alla piscina? Beh, tu. Scordatelo. Oh, papà, ormai ho imparato la lezione. Ho faticato così tanto nell'azienda di tua moglie che mi basterà per tutta la vita. Tu non sai neanche cosa vuol dire la parola fatica. Sto imparando in fretta. Oh, ti prego, ti prometto che non organizzerò più feste in piscina senza permesso. Lissi, tu hai fatto un danno, un grosso danno. E puoi lamentarti quanto ti pare, ma la regola è: chi rompe deve pagare. Annabelle è venuta da me in prigione un anno fa. Ha confessato tutto. Ha scoperto le lettere di Bossinger. Ha falsificato il test di paternità. E ha detto anche che tu eri al corrente di tutto. È vero? Ti prego, Hagen, è vero o no? E anche se fosse, vuoi spararmi di nuovo? So che non hai detto niente perché mi volevi proteggere. Perché in fondo mi ami ancora. Ascoltami, Hagen. Annabelle ha fatto tutto questo solo per dividerci e ci è riuscita. È questo che vuoi? Non senti davvero più niente per me? Io ho due cicatrici, una qui, una dietro. L'unica cosa che sento è se il tempo cambia. Quindi basta. Annabelle è venuta da te in prigione. Ha sbagliato. Non poteva immaginare che tu saresti uscita dopo un anno. Già. E ora vuoi vendicarti? Voglio solo che paghi per tutto quello che ha fatto a me e alla mia famiglia. Questa non è una vendetta. Comunque non hai la minima prova contro di lei. Sì, invece. Se tu accetti di deporre. Ci siamo. Ecco qual è il motivo della tua visita. Sei venuta qui solo per portarmi in guerra contro la tua odiatissima matrigna, non è così? Mi farebbe piacere che tu mi aiutassi. Questo è vero. Ma sarei ancora più felice se tu decidessi di perdonarmi. Mi dispiace molto, non posso farlo. Io ti ho sempre amato, Hagen. Non ho mai smesso, lo sai. Ti prego, dammi un'altra chance. È troppo tardi.